thank you Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Questa sarà l'ultima puntata prima della pausa natalizia e visto che, insomma, il periodo è proprio quello delle, eh, delle festività, vogliamo parlare del Natale, ma da un punto di vista un po' diverso. Abbiamo, tra l'altro, aperto questo, mh, questa stagione di trasmissioni con Caritas e la, e la mostra dei dei presepi che si svolge ancora ed è possibile vederla in Piazza Cavura al Palazzo del Podestà fino al 6 gennaio. Questa volta invece guardiamo il Natale da un punto di vista diverso, anche quello ehm, se vogliamo un po' più leggero dei regali, ma che da un punto di vista sociale può essere meno leggero e un pochino più impegnato e attento al mondo che ci circonda. Lo guardiamo infatti attraverso un'associazione, un abbiamo qui tre persone che a breve presenterò, che è Pachamama. Allora andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Abbiamo con noi Martina Gabrielli, buonasera. Buonasera. Federico Bianchini, buonasera. Ciao, buonasera. Elisa Angelini. Ciao. Ciao, buonasera. Allora Federico io partirei proprio da te che fai parte del, del CDA, dell'associazione, quindi se ci racconti un po' chi è Pachamama, la sua storia, la, la filosofia che c'è dietro. Allora, diciamo che ormai in generale Pacciamama credo in questo territorio sia, sia più che conosciuta e sia correttamente associata al commercio equo ecco solidale. Mi piace però appunto ricordare la, la longevità di, di questa iniziativa sociale nel senso che eh, sono più di vent'anni che la cooperativa sociale è nata, quindi nell'ambito eh, la, la cooperativa sociale è quella che gestisce più direttamente i, i negozi e eh, mentre l'associazione, lo ricordiamo, omonima, segue più le attività di tipo culturale, edu educativo, eccetera. Eh, però diciamo, la nascita del movimento è ancora, eh, viene ancora prima, diciamo che un nucleo di persone nei primi anni 90 si, è, in, diciamo, si, si incontra. Eh, per affrontare i temi della mondialità, della, diciamo, del divario nord-sud, della distribuzione del reddito nel mondo con i paesi ricchi e poveri, eccetera. E quindi si collega un po' a quello che fu eh, nei primi anni 90 il movimento per la pace intorno alla Casa eh, della Solidarietà e della Pace in via Tonini. E da lì eh, ci sono i primi capostipiti, che poi sono le persone spesso che ancora oggi sono molti nostri volontari e che eh, a me più recente come a, a Martina e a Elisa hanno raccontato appunto che cos'è il commercio e solidale, come è nato eh, per poi poterlo portare avanti noi, insomma quindi circa 25 anni. E che io però giro la, la, con la stessa domanda a te. Che cos'è il commercio eco solidale? Il commercio eco solidale allora si potrebbero dare tante definizioni. Eh, diciamo che eh, forse quella che mi risulta più, più pregnante è il fatto di poter fare attività, attività di impresa, in una logica eh, di impresa sociale, cioè. Eh, il fatto fondamentalmente che la massimizzazione del profitto ehm, no, non è una delle finalità di questo tipo di iniziative. E questo è il primo elemento che consente di rendere eh, sostenibile ehm, alcune attività o alcune iniziative imprenditoriali tradizionalmente che potrebbero essere escluse secondo diciamo, i criteri tradizionali del, del commercio. Quindi eh, il commercio acqua ha due elementi eh, principali che lo focalizzano. Ehm, uno è quello proprio legato ai nostri produttori nel sud del mondo in particolare ma anche diciamo, in, in Italia, con tutta l'iniziativa del solidale italiano, quindi dei produttori nelle terre sottratte alla mafia, eccetera, eh, per il quale c'è un prefinanziamento no, non oneroso. Quindi eh, il, il nostro consorzio, le nostre botteghe tutte assieme hanno deciso di in qualche modo di farsi carico di quello che è una componente di rischio di impresa, eh, la stagionalità dell'agricoltura, eccetera in modo tale di mettere in grado a eh, persone solitamente eh, svantaggiate da un punto di vista del potere contrattuale di potersi organizzare autonomamente, in modo indipendente, ad esempio del, dei grandi distributori internazionali, delle multinazionali. E in questo modo appunto si può eh, verificare l'altro concetto che è eh, caposaldo, cioè il prezzo equo, che è fondamentalmente un prezzo che tiene conto del fatto di eh, consentire a questi produttori di poter lavorare senza sfruttamento, eh, coerentemente con le logiche stagionali, ambientali, con la sostenibilità ambientale e quindi senza lavoro minorile, eccetera. Grazie un po' a queste iniziative, in qualche modo eh, mi piace sottolinearlo: si dimostra che si può fare eh, attività di impresa ma con una logica più sociale. Quindi Rimanendo sostenibili, essendo sul mercato, pagando l'affitto dei negozi, pagando le utenze, le bollette, eh, con qualche rinuncia, un po' di, da, in primis dai soci lavoratori, perché proprio per mantenere questa logica è facile capire che anche eh, proprio gli stipendi no? uno mette molto a, disposizione, a disposizione molto più tempo di quelli che sono effettivamente. Però in qualche modo si sente più, più partecipe. Non a caso la, eh, diciamo il soggetto giuridico molto coerente che co e democratico che consente è quello di un meccanismo cooperativo, no? dove non c'è un, un datore di lavoro e una contrapposizione magari come delle volte accade con i dipendenti. C'è un, un impegno più... in prima persona di tutti quelli che partecipano al progetto. Ah, esatto, c'è molta democraticità. <ride> Elisa, tu sei proprio in negozio, giusto? Sì, sì. Quindi sì, sì. Ti, ho una curiosità: cioè, in questo momento, in questa fase storica in cui tutto viene sostanzialmente basato un po' sul prezzo d'acquisto, sì. come si fa a convincere un acquirente, una persona, un curioso che sta pagando un po' di più che quel pagare di più è, è giusto? Cioè, è, è, qualcosa, è un plus valore cioè. diverso, insomma. Allora, un po' eh, innanzitutto sfatando anche un po' questo mito, nel senso che entrando nei nostri negozi che noi chiamiamo Botteghe del Mondo, proprio anche per sottolineare la differenza dal negozio tradizionale, perché veramente contengono il mondo, e sia in termini di quantità di prodotti, perché abbiamo un po' di tutto, dal caffè al maglione agli orecchini al vino, e, e un po' perché arrivano veramente da tanti paesi differenti con cui noi appunto collaboriamo. E sfatiamo un po' il mito nel senso che in realtà a parità di prodotto, non lo dico io ma sono stati portati avanti degli studi, a parità di prodotto non, poi questo, in realtà questo sovrapprezzo non c'è nel uh -huh. senso. Un pacchetto di caffè del commercio ecosolidale è comunque un pacchetto di caffè biologico, e, quindi di una qualità comunque di un certo tipo che sostiene l'ambiente oltre a sostenere la dignità del lavoro. A parità quindi andando in un supermercato e facendo un'analisi di prezzo con cioè il prodotto diciamo, certo, di più conosciuto con, mainstream, per dire, con, con il caffè biologico. Esatto, del... In realtà il nostro caffè non costa di più, chiaramente invece ehm, noi non abbiamo per niente la categoria delle offerte: il 3x2. Non, abbiamo, non possiamo agire sulla leva a prezzo, certo. però non è vero che c'è questa parte in più. Questo divario così. Esatto, okay. così evidente. Anzi, per alcuni prodotti direi che è forse è anche conveniente venirci a trovare, soprattutto nell'artigianato ci sono delle cose che a parità sempre di materiali, di materie naturali, eccetera, mh, hanno dei prezzi buoni. Dall'altra parte devo dire che siamo anche mh, sicuramente ormai percepiti come appunto. Eh, Portatori di un messaggio di, differente comunque, quindi non dobbiamo convincere nessuno, ma le persone che si avvicinano sono abbastanza consapevoli. Negli anni, piano piano, insomma, questo lavoro è stato abbastanza fatto e, e quindi diciamo, e poi le cose sono molto belle e buone e quindi tendenzialmente chi le prova è facile che si fidelizzi e che quindi rientri e ritorni un'altra volta. Quindi La diciamo se... magari qualcuno entra per anche un senso un po' etico, certo, sì. però poi, poi rimane sì. per, per, perché si sì. affeziona al prodotto, sì. perché gli piace. Sì, okay. sì abbiamo, nel tempo abbiamo raggiunto, non è sempre stato così, nel senso che c'è stato un lavoro molto grande sulla qualità, molto approfondito. E un po' perché appunto uno degli obiettivi era assolutamente la sostenibilità ambientale oltre che a quella dell'uomo, appunto della dignità del lavoro e quindi è stato fatto un lavoro e quasi direi che l'80% dei nostri prodotti sono tutti biologici fra l'altro anche con tipi di certificazione internazionale che vanno addirittura oltre a quella europea o italiana quindi molto spesso insomma c'è un sistema di, di garanzia veramente strutturato e per quanto riguarda l'artigianato, anche lì adeguandosi. All'inizio eravamo partiti con dei prodotti artigianali fatti comunque da produttori che noi insomma, ne abbiamo visitati alcuni, insomma lavorano veramente in condizioni abbastanza difficili, per cui a volte la qualità non era il top. Piano piano sono stati uno degli obiettivi del commercio equo è anche garantire la crescita a questi piccoli produttori, quindi c'è stata fatta della formazione sono stati inviati degli esperti ad esempio nel caso dell'abbigliamento, delle modelliste, delle stiliste eccetera sulle tinture cioè affiancando la grande sapienza di questi artigiani alle competenze, al progresso passatemi la parola tecnico che magari abbiamo noi paesi eh, diciamo importatori e quindi è stato fatto un grande lavoro e devo dire che il cliente attualmente apprezza molto la, la molto, qualità sì, dei prodotti sì, sì. Ecco Martina, tu invece ti occupi di un, di un altro aspetto, tu, ti occupi delle, de, tu sei nell'associazione. Sì. Ecco, di che cosa si occupa l'associazione? Allora, diciamo che l'associazione è un'occasione un che ha anche la cooperativa, tramite la cooperativa, di parlare di commercio equo in ambienti più informali, anche se vogliamo. E, comunque, di fare un, un discorso culturale più sociale con magari anche chi eh, ancora non conosce le botteghe, ancora non conosce la, la realtà della, della cooperativa che da tanti anni appunto sul territorio. E la scorsa primavera c'è stato un cambio di direttivo, se vogliamo, dell'associazione, e, e adesso siamo quasi tutti ragazzi. Il primo, il primo passo che è stato fatto, faccio degli esempi di cose che abbiamo fatto, sì. e per, giusto per capire di che cosa si occupa l'associazione in questa promozione culturale. E una delle primissime cose è stata quella di partecipare alla campagna Ero straniero, che era appunto, diciamo, il primo obiettivo era quello di raccogliere delle firme per una, un disegno di legge popolare, ma poi sicuramente c'era anche... Eh, l'opportunità di parlare di, di temi come l'immigrazione in, in forme diverse e quindi non eh, tramite la criminalizzazione dell'immigrato ma eh, parlando proprio dal punto di vista sociale e questo l'abbiamo fatto tramite una proiezione al cinema Tiberio e, e anche tramite altri banchetti in zone appunto, in cui, della città in cui si potesse arrivare al maggior numero di persone possibili. Poi sicuramente partendo da questa cosa qui il discorso sull'immigrazione viene portato avanti anche in laboratori nelle scuole, per esempio insieme al Liceo Einstein, noi portiamo avanti ogni giovedì questo laboratorio insieme anche ad Arte Migrante, che è un gruppo di ragazzi qui del Riminese, e, e anche lì appunto cerchiamo di unire il discorso sull'immigrazione con il discorso del commercio equo, della qualità, del, della vita delle persone, dei prodotti, della responsabilità e tutto quello che poi c'è dietro al commercio equo Nel periodo natalizio abbiamo fatto stiamo, tuttora anche, ci sarà un altro evento anche il 6 con la tombola di Natale e la cena a cui sono tutti invitati Dove è e, questo? E è alla mh, parrocchia delle Celle nella sala parrocchiale ci sarà la tombola nel pomeriggio e poi la, eh, alla cena ci sarà insomma, musica e una possibilità di incontrarsi uh -huh. insomma, per concludere il periodo natalizio che è partito però ai primi di dicembre con questo aperitivo eh, diciamo, di apertura della fase natalizia al Barlento. E poi c'è stata, dovevamo partecipare al borgo solidale, poi a causa di un ridimensionamento dell'evento non abbiamo potuto partecipare, e però c'è stata il 17, la scorsa domenica, un'altra proiezione sempre al Cinema Tiberio in cui abbiamo parlato eh, della situazione in Palestina, che fra l'altro in questo momento è molto calda. Una delle cose che si ripropone di fare l'associazione la, non è solo quella appunto di parlare di commercio eco, ma è quella anche di creare dei ponti con tutte le altre realtà del riminese che si occupano di tematiche simili e quindi spesso ci capita di collaborare con Educade o con eh, non so, le parrocchie o altre realtà, arte migrante, insomma di creare un una rete, tra, una rete tra, associazioni. Esatto, tra associazioni che magari hanno um, valori che condividono lo stesso, le stesse idee diciamo. E quindi, sì, no, questa cosa questa, qui. okay. Quindi, insomma, mi pare di capire che ci sono due anime sostanzialmente che, però, fanno capo allo stesso concetto che è quello della dignità della persona, insomma, sia che sia la, la, la persona che, che lavora da un'altra parte del mondo sia quella insomma, che, che è qui con noi. E, mh, Federico, riguardo a questo primo aspetto, cioè eh, le, i, i produttori, come, come si entra a fare parte del circuito di Pacciamama? Cioè, come, che rapporti avete voi con i produttori? Come li selezionate? Un po' per capire cosa c'è co, dietro. Ecco. Ma partendo dai, dai valori che tu dicevi, noi eh, due o tre anni fa abbiamo scelto proprio alcuni valori a cui ispirare poi anche la nostra attività di, di comunicazione. No? Perché credo sia fondamentale che una qualsiasi organizzazione non profit anche. Eh, in modo molto trasparente eh, si cerchi di condividere il più possibile eh, in primo luogo per rispetto soprattutto della propria componente volontaristica no? per renderla partecipa cioè e poi della, della cittadinanza degli stakeholder del territorio e noi abbiamo scelto trasparenza dialogo e rispetto e in effetti un po' è, mh, sono proprio questi i meccanismi che vanno anche nella direzione di, di quello che, che tu mi chiedevi perché eh, diciamo che allora il, è, è stato essenziale negli anni che il consorzio CTM, altro mercato a cui aderiamo, come tipo di centrale unica di acquisto verso i paesi del sud del mondo, principale, poi ci sono anche altri circuiti secondari, c'è cioè il marchio Eco garantito che è comunque un sinonimo di certificazione, ehm, diciamo si strutturassero, quindi la forza un po' del, eh, si strutturassero assieme, cioè la forza delle botteghe del commercio acqua solidale, in particolare in Italia, per come eh, in, in questi 20-25 anni si sono sviluppate, è quello di ragionare in una logica con, consortile, quindi di creare eh, quella struttura a, che a sua volta ha una gestione anche molto democratica e devo dire che spesso è... Mh, questo sia a livello della nostra cooperativa che consorzio CTM rende un po' più difficile i meccanismi decisionali. È scontato no? laddove c'è più condivisione e partecipazione si, si rischia, certo. ma forse vale la pena che il meccanismo de decisionale è un po' più lento. Però in questa logica eh, CTM altro mercato e quindi le botteghe del mondo tutte insieme hanno potuto sia creare dei progetti proprio degli investimenti legati alla cooperazione internazionale, quindi andare in alcuni casi nei territori, studiarli, cercare di capire le problematiche e poi, laddove eh, c'era in particolare una stabilità geopolitica che consentiva anche di iniziare determinati investimenti, eh, iniziava appunto un, un percorso, percorso che eh, ormai Ragiona spesso su, su molti anni. Ripeto, eh. facendosi un po' carico di alcuni rischi. No? Però se, se oggi ad esempio consideriamo delle zone ancora eh, molto molto calde a livello geopolitico e di fenomeni migratori come una parte dell'Etiopia ehm, e della Somalia, lì di fatto ci sono alcuni produttori del nostro caffè, no? sì, la, il consorzio e una... la cooperativa di Sidama da c'è un registro comunque, scusami, permetto di... c'è un registro proprio anche a livello globale, c'è un WFTO, si chiama, insomma, mm -hmm. dove comunque i produttori all'inizio vengono individuati, questi piccoli gruppi di produttori che devono rispondere a determinati criteri, più Esatto. Certo. E, e quindi vengono iscritti, poi devono essere proprio iscritti a questo registro che quindi ne, ne garantisce da un punto di vista proprio formale la, le caratteristiche, insomma il, fatto, il rispetto. Eh, una delle cose che mi è piaciuta di più negli anni insomma anche dopo la mia formazione scolastica insomma universitaria. E quando mi sono avvicinata al commercio eco, alla parte più commerciale, una delle cose che mi è piaciuta di più è stato scoprire che due dei progetti che vendevano di più, proprio da un punto di vista commerciale, forse voi ancora eravate, sono più vecchia, <ride> eh, nella cooperativa, eh, però uno era un progetto del Ruanda eh, con delle donne, un progetto bellissimo, facevano dei cesti meravigliosi, ne vendevamo proprio perché erano bellissimi, avevano un prezzo giusto, belli, eh, e l'altro era un rum cubano. E quindi due progetti completamente diversi, però da un punto di vista della logica puramente commerciale erano, diciamo così, dei best seller e sono stati entrambi tagliati proprio perché nonostante fossero iscritti al registro, in uno dei viaggi che vengono fatti da un comitato progetti che seleziona e un po' a campione va a fare delle verifiche, erano stati Scoperti comunque dei cambiamenti nella gestione. Quindi questa trasparenza e quindi che non rispettavano, non più, rispettavano i criteri, criteri, più. Nel caso del Ruanda, dove c'è, come in molti paesi dell'Africa, c'è un grosso problema di macismo, c'era questo gruppo di donne, quindi uno dei, dei parametri era proprio che le donne fossero impiegate e valorizzate a un certo punto il marito di una di queste, cioè proprio sembra una storia, ma in realtà mm. è quello che sentiamo poi succedere anche nell'economia vicino a noi. E ha cominciato a applicare, eh, siccome era l'unico che parlava inglese, quello che un po si occupava della logistica nello sviluppo, diciamo quindi nella crescita, non ha saputo gestire le, le relazioni In e effetti... ha e ha diciamo, un po' snaturato il progetto, il progetto no. e quindi, però, nonostante un, un, diciamo così, un, eh, un ritorno economico negativo perché non avevamo più quel prodotto non, che ci veniva richiesto quindi è stato, ed è stato però tagliato. La stessa cosa per il room di Cuba che si vendeva benissimo. Ma in una di queste visite era stato un po' per la politica cubana, insomma. Comunque era stato vietata a questi membri del comitato progetto di fare visita a alcune aree della produzione, quindi non avendo la certezza la possibilità di, di certificare. Esatto, e sono stati proprio tagliati. E, e il caso che, venuto... che invece citavo prima. Mm, Al positivo, sì. Eh, esatto, eh, sottolineavo positivo <ride> perché okay. appunto, Esatto, sì. Nonostante il territorio, il contesto, comunque che anche fonte di, di fenomeni migratori e mm -hmm. anche di un problema di siccità che sta crescendo, la cooperativa di Sidaman negli anni è decisamente cresciuta in questa logica di mantenere una democraticità nell'organizzazione esatto. e di valorizzare un forte premium price che CTM Alto Mercato riconosce, perché ad esempio nel caffè top di gamma del caffè etiope al produttore tolte le tasse va al 49.5% che è una eh, diciamo, percentuale, percentuale è molto alta altissima, altissima, rispetto a quelli che sono normali ci può anche far capire quali possono essere i margini delle botteghe del commercio ecco mm. cioè, quindi che comunque ci mettiamo molto del nostro per poter sostenere no, tutta la, la baracca e lì il diciamo il premium price sociale è andato principalmente nella scolarizzazione dei, dei bimbi quindi che avessero eh, diciamo nell'introdurre dei meccanismi di fatto di giustizia sociale, quindi sì possono lavorare occasionalmente, familiarmente il proprio mestiere, ma devono avere anche altre chance e poi cose un po' più strutturate, la costruzione di strade, di pozzi e, e quello è assolutamente un, un esempio di, di successo molto importante rispetto anche a un prodotto che è molto simbolo, no? simbolo di neocolonialismo, mm. simbolo di finanziarizzazione dell'economia, perché purtroppo Oh, ancora oggi il mercato del caffè eh, è quotato tipicamente a Londra e a New York con dei meccanismi di future, quindi di scommesse, che poco rappresentano l'effettiva produzione e stagionalità. No? Quindi c'è un aspetto speculativo che spesso non aiuta diciamo, la crescita il effettiva di questi certo. territori, certo. Ma quindi. Quello che è un po' anche il tuo, il tuo bilancio, insomma, un commercio diverso è possibile rispetto a, a quello massificato e molto speculativo a cui siamo abituati e nel quale viviamo, poi per larga parte. Più o meno sì, questo è quello che la nostra esperienza racconta. È chiaro che forse eh, allora, questo movimento a Rimini è nato con 500 soci, quindi già con una, una forza base intrinseca bella, cioè, cioè. che è anche un po' facilitato diciamo la fase di start-up. No? Ehm, oggi ci sono quattro negozi effettivi a cui in qualche modo si possono ricondurre anche dei nuclei di, di volontari che poi appunto per il tramite dell'associazione fanno un'attività magari nelle scuole o i banchetti e quindi chi più, chi meno comunque tra il negozio nuovo di Regione Sant'Arcangelo e due di Rimini bene o male c'è comunque una sostenibilità economica piena e tra appunto invito nel, nel nostro sito eh, questo pubblico a anche andare proprio a, a controllare, a verificare il bilancio e il bilancio sociale che sono pubblicati che appunto ci, questo, eh, ci, ci fortifica e valorizza un po' questo sforzo. Mm, ci, a, ci si arriva alla linea di sostenibilità sempre con una certa... Fatica però, però con molti sacrifici, ma è, è possibile. Però allora faccio anche un invito, nel senso, eh, perché ogni tanto, e credo che sia anche nella vostra logica redazionale, no, bisogna anche chiedersi da che parte si sta. Certo, nel senso, certo. La, la cosa che mi ha colpito da sempre del commercio equo e dei volontari storici era quest'idea che che un prodotto non fosse un prodotto, ma che raccontasse qualcosa, no? eh, quella manualità, quell'artigianalità e quelle possibilità di, di riscatto sociale. Io questo lo ritengo assolutamente affascinante per definizione no? e, e credo che l'idea, quando parliamo di, di consumo critico e consapevole in tantissimi settori... Oggi gli strumenti per documentarsi, specialmente nella filiera agroalimentare, ad esempio, ci sono. Ci sono appunto iniziative che propongono etichette trasparenti, tracciabilità e poter verificare questi elementi. Quindi cerchiamo credo che questo sia un beneficio poi per tutti, per le nuove generazioni. Certo. Di, non non, di non si può scelte. fingere di non sapere insomma, che un prodotto <coughs> ha sicuramente una storia che lo caratterizza e che lo descrive. Quindi sceglierne uno. Rispetto a un altro vuol dire fare anche proprio una scelta di parte, come, come dicevi tu. Poi, si posso aggiungere anche una cosa, di sicuro la proposta del commercio eco non è solo una proposta alternativa dal punto di vista commerciale, appunto, ma è una proposta alternativa proprio di stile di vita, cioè il, il consumo critico, la responsabilità, e tutte queste cose qui vanno a influire sul la persona a 360 gradi quindi eh, non è una proposta appunto solo certo semplicemente di acquisto esatto, diverso per... ma in generale tra come... l'altro riguardo a questo volevo, volevo proprio farti una domanda visto che tu ti occupi anche mh, accennavi prima del, di parlare di queste cose con i ragazzi sì. come racconti queste cose ai ragazzi mm -hmm. e come, come rispondono loro perché immagino che magari eh, possa capitare che uno studente, un ragazzo di 16-18 anni non conosca il commercio ecosolidale non, cioè non sappia di questa, di questa possibilità, di questa, di questa alternativa quindi certo. come, come reagiscono? Ma eh, sicuramente nella mia esperienza perché poi anche Elisa sicuramente ha qualcosa da dire a questo riguardo perché anche lei va nelle scuole e beh, per quello che riguarda per esempio all'Einstein il liceo, al liceo Einstein eh, i ragazzi, c'è cioè una collaborazione che va avanti da, da anni, quindi i ragazzi sicuramente già conoscono la realtà e già, diciamo, eh, si presentano dei ragazzi attenti e consapevoli. Poi, dal nostro punto di vista, quello che cerchiamo è di collegare appunto il commercio equo a quella che è la loro quotidianità, e quindi, per esempio, quest'anno abbiamo deciso di farlo tramite l'immigrazione, tramite. Invitare persone che si occupano di queste cose qui proprio per farli rendere conto che non è una cosa astratta, che non è una cosa che non li riguarda, ma che comunque la scelta di eh, acquistare una cosa piuttosto che un'altra, comunque sono ragazzi anche degli ultimi anni del liceo, quindi che si affacciano anche magari al mondo del lavoro o hanno già avuto delle esperienze possono rendere conto di tante, di tante cose che ruotano intorno all'acquisto di un prodotto. Dal punto di vista proprio più pratico cerchiamo di farlo tramite delle, delle tecniche, magari che non sono quelle della lezione frontale, ma tramite dei giochi o comunque il coinvolgimento in prima persona di queste, dei ragazzi. Sì, è molto divertente. Io per fascia di età lavoro più con i bambini diciamo, alla scuola primaria e sicuramente ce ne sono tanti che non sanno assolutamente cosa sia ma come tanti genitori o come tanti no, nel senso che comunque ci rendiamo conto per quanto abbiamo detto che è un po' Ormai conosciuto, siete Certo, certo ma territorio. fino a un certo punto certo. ci rendiamo conto comunque di essere una realtà insomma, abbastanza ancora di nicchia nel senso che non è poi così o, co o comunque la conoscenza a volte è parziale nel senso che non è così approfondita Beh, diciamo che è un'idea che comunque esista un commercio eco solidale sì, esatto. eh? mi pare abbastanza, abbastanza radicata abbastanza diffusa sì, poi ci sono tanti dubbi tante perplessità o ancora nel mio questo più che nelle scuole nel, nello stare in bottega mi rendo conto che molti lo associano solo alla beneficenza cioè la domanda che mm. di solito tutti ci fanno è ma questi soldi eh, li date in beneficenza non capendo che in realtà il lavoro è già stato, cioè è prima è proprio una, certo. un, è proprio che, un che meccanismo proprio diverso una filiera commerciale che funziona con le sue è completamente diverso anche perché appunto quello che abbiamo detto fino adesso, mettere al centro il lavoro, la dignità, la persona è completamente diverso dal dare senza, cioè non è che una cosa esclude l'altra o certo, una è peggio certo. dell'altra, però sono due cose differenti. Mm. Con i bimbi è molto interessante perché in realtà loro lo capiscono benissimo e facendo sempre dei giochi o capendo anche il potere che noi abbiamo nel momento in cui siamo dei consumatori. Eh, perché il potere è nostro, purtroppo non vogliamo, cioè, le logiche, la fretta, insomma, le logiche in cui siamo inseriti, fanno sì che molte volte compriamo quello, cioè, il bombardamento che abbiamo e non ci facciamo una domanda in più, un secondo in più. Quando ai bambini spieghiamo, facciamo dei laboratori sul cioccolato, che è un altro dei nostri. Prodotti simbolo e fra l'altro buonissimo. <ride> e quindi quello è uno di quelli per ahimè, cui le persone ahimè, tornano. Esatto. E ahimè, anche, soprattutto in questo periodo. <ride> e, però insomma facciamo dei laboratori col cacao facendogli scoprire proprio fil la filiera, quindi come viene prodotto, eccetera. E loro magari l'hanno sempre vissuto, perché in una casa tendenzialmente del cioccolato un bambino ci è entrato in contatto. Però capendo che magari dentro quel vasetto l'etichetta, il vestitino, come dico io, di quel barattolino potrebbe raccontare tante cose, e si stupiscono del perché non ci siano scritte queste cose e, e dicono io sceglierei assolutamente quello quello dove, dove la storia che c'è dietro cioè togliendo appunto e leggendo meglio un'etichetta dove mi racconta che magari i bambini della mia età non sono stati sfruttati nei campi di cacao oppure eh, anche degli adulti insomma non sono stati costretti a non partecipare alla vita familiare dei loro figli quindi mettendo proprio degli esempi concreti che loro capiscono benissimo, e anche l'aspetto ambientale a cui i bimbi sono molto sensibili. Quindi capire che un prodotto biologico, magari mangiarlo una volta in meno, anche fare una scelta sobria, e che, però, ha un ritorno enorme e loro lo capiscono: e tornano a casa tutti contenti, non vedono l'ora di, di, di andare a, di raccontare ai genitori o di andare a leggere l'etichetta. Poi mangiavi insieme della cioccolata, per cui cioè, <ride> finisce l'allegria, esatto. E, e, e invece per, per gli adulti Federico, cioè la, la, la cittadinanza in questi, in questi anni come è, com è cambiata grazie alla presenza. Alla vostra Beh, presenza? Direi che, che ha recepito uno, nel senso che i, i molti volontari che eh, rendono sostenibili anche le botteghe, perché uno dei meccanismi è anche quello, no? ridurre una componente del, del costo del lavoro grazie ad un apporto volontaristico. E quindi diciamo, hanno tenuto quelli storici, c'è stato un ricambio un po' generazionale, un po' di passaparola. Quello è essenziale. Diciamo che in questi anni poi la, la partecipazione, chiaramente come per ogni cosa, è stata anche variabile, insomma, stagionale. Delle volte alcuni eventi come la vista di un produttore da, sia nel circuito appunto del solidale italiano che dal sud del mondo, che è sempre difficile accapararselo quando riusciamo a farlo venire a Rimini, eccetera. Allora si riescono anche proprio ad allargare ancora di più. E spesso anche come diceva Martina, se riusciamo a superare anche una logica un po' eh, divisiva anche delle varie organizzazioni di, di volontariato, eh, si riesce a dare anche un, un valore molto più forte perché eh, ci sono state delle occasioni in cui siamo riusciti a, ad avere qua il professor Becchetti che molto conoscono, l'inventore del BES, no, dell'indice in contrapposizione del PIL per il benessere e la solidale eh, in aula magna rimini con una partecipazione anche degli studenti parlando di queste cose il professor Becchetti da sempre ha scritto questo libro che è la, la scelta con eh, il portafoglio no? nel senso poter eh, influire nell'aspetto nell sociale ed economico anche con eh, Appunto, gli acquisti di tutti i giorni. E quindi, sì, mi vengono in mente le, le iniziative con, ehm, con i produttori, le iniziative che citava Martina di, di Aero Straniero, abbiamo mm -hmm. collaborato in tanti in per approfondire quantomeno questa proposta di, di legge che rivedesse gli aspetti principali oggi in essere, forse ehm, diciamo fintamente coercitivi dell'attuale assetto legislativo che è quello che ereditiamo dalla Bossifini per capire in modo più approfondito uh, alcuni fenomeni che bene o male ci, ci stanno riguardando quotidianamente. Quindi quegli aspetti anche per noi sono essenziali, dare degli input, sensibilizzare e, e ogni tanto collegarci. No? L'altro giorno alla proiezione di tiber, al Cinema Tiberio eh, non sono intervenuto e poi c'è stato un dibattito molto interessante. Il film, appunto che era Inshallah, parlava de, delle problematiche in terra Santa in Palestina, ebbene anche sono problematiche che anche i produttori del commercio equo, eh, con alcuni prodotti buonissimi e simbolici come il couscous, i datteri, le mandorle, le olive, i derivati dell'olio anche nel sapone, eccetera, sono tutte iniziative eh, che collegano, che cercano di valorizzare il lavoro di donne disabili in Palestina. Pensate con quali difficoltà piuttosto che eh, la, iniziative dove c'è una, una collaborazione anche tra le due fazioni. No? E, mh, sono esempi importanti, anche molto difficili. Comunque, mi, mi raccontavano da chi li segue direttamente in CTM Altro Mercato proprio perché. Eh, la continuità di certi tipi di servizi in quelle terre è molto difficile, quindi, non è un caso se eh, negli anni alcuni tipi di iniziative, ad esempio la produzione delle mandorle, ha sostituito ehm, quelle dell'olivo e dell'olio perché il mandolo concettualmente si secca molto più difficilmente, lo puoi lasciare per un sacco di tempo senza acqua quindi resiste molto di più. E questo è perché le mh, Quei produttori nella guerra, anche come reazione non violenta continua, però sono sottoposti a delle difficoltà per cui anche l'accesso all'elettricità, all'acqua, eccetera, spesso non è così viene scontato, garantito certo. e mantenuto. E, e quindi, insomma, sono prodotti che raccontano anche di queste cose. Cerchiamo, eh, in negozio non è sempre immediato, però io invito le persone anche a, eh, come dire, Certo, in questi giorni di Natale siamo forse un po' meno disponibili perché fortunatamente c'è molta gente in bottega e si è più concentrati magari appunto nelle finalità dei regali di Natale, però eh, molti dei nostri volontari sono assolutamente preparati su questi temi e hanno assolutamente piacere di raccontare eh, di quello che hanno vissuto e studiato dietro i prodotti, quindi siamo a disposizione poi appunto quando si riesce a organizzare la visita del produttore, la serata di approfondimento, allora lì proprio ti rendi proprio conto che cosa c'è dietro una cosa. Sì, siamo partiti dai regali di Natale, siamo arrivati alla bossa fine, <ride> alla situazione in Palestina, per dire che dietro un prodotto, in realtà c'è un, un mondo davvero, davvero complesso. L'idea, quindi di, di non essere dei, dei consumatori degli acquirenti passivi, ma, ma consapevoli, insomma, che sanno che cosa, che cosa comporta la loro, la loro spesa. Questo direi che. Che è fondamentale. Elisa, siamo partiti dal Natale e col Natale io vorrei, vorrei chiudere. Ovviamente Paciamo non è solo regalo di Natale, però forse questo è il periodo in cui um, più siete si presenti ricordo. anche no, nel nella vita, nella vita della città, ecco quest'anno non siete più a, a Sant'Agnese. Sant se ci dici un po' dove, certo. dove, dove vi possiamo trovare, e anche una curiosità: quali sono le cose che vendete di più sotto Natale? Vi racconto allora? Eh, sì, purtroppo quest'anno non abbiamo lo spazio a Sant'Agnese e la città di Rimini ha dovuto fare a meno del mercatino perché negli anni gli spazi, insomma, non, non, do, degli spazi idonei, non li abbiamo trovati, abbiamo bisogno ovviamente di uno spazio che sia visibile, centrale e che abbia ovviamente una componente di costi non eccessiva per i motivi che fino ad ora abbiamo elencato. E abbiamo d'altra parte rafforzato la presenza, l'apertura, l'orario di apertura dei nostri negozi, quindi su Rimini abbiamo due punti vendita e uno è in via 4 novembre, proprio di fianco al Duomo, e siamo aperti con orario continuato tutti i giorni, compresa la vigilia di Natale. Io ci sarò domenica pomeriggio, vi aspetto con un bellissimo cappellino rosso. Per tutti e i ritardatari, per tra vi aspetterò, Stefano. Apriremo il panettone <ride> alle 7 e mezza, chiudo però. E abbiamo anche un altro negozio qui vicino a voi, forse vi è più comodo, alla sede vostra. E quindi via Cairoli 81. E anche questo aperto con orario continuato fino sicuramente alla vigilia di Natale e dopo con gli orari consueti di negozio, quindi torniamo a chiudere nella pausa pranzo. Il um, prodotto più venduto? Ma, allora, quest'anno diciamo, i dolciumi vanno sempre per la maggiore: nel senso che. Eh, un po' sorridendo nel senso che chiaramente sono prodotti buonissimi, a Natale ci si ricorda, da una parte in realtà anche questo fa parte un po' di un'analisi dei nostri consumi, nel senso che ormai abbiamo le case piene di cose, il regalo è sempre un qualcosa no? quasi una fatica, cosa faccio? Cosa... Mm. E con gli alimentari non si sbaglia nel senso che sono alimentari di ottima qualità, facciamo qualcosa di buono e in più diciamo che tendenzialmente in una casa si consuma e non vanno e non rimangono esatto, in, in, giro non vanno per in molto. uno spreco va benissimo. L'altra cosa quest'anno devo dire che ha avuto un ottimo riscontro, un, prodotto, un progetto nuovo in cui abbiamo creduto, sono molto contenta perché per noi è nuovo, è un progetto, è un progetto che è sostenuto anche da Oxfam Italia e si chiama I was a Sari, è un progetto che unisce un po' l'ottica del riciclo, quindi riutilizza i sari indiani, meravigliosi tessuti dei sari indiani, quindi delle sete con dei colori stupendi e abbiamo queste delle stole, delle piccole borsine, hanno un prezzo accessibile e devo dire che sono piaciuti tantissimo anche, e anche qui una piccola analisi se, dei nostri consumi, non solo, vabbè sono molto belli, sono dei tessuti però sono unici e io sto vedendo al di là del discorso appunto della giustezza non so l'italiano se è corretto, però insomma, della <ride> giustezza dei nostri insomma, prodotti e di tutto quello che c'è dietro, però anche un po' la voglia da parte delle persone di non essere massificati. Perché cioè, mentre c'è stato un periodo in cui tutti avevamo piacere di avere le stesse cose adesso. C'è un po' la voglia di tornare comunque all'artigianalità e anche all'avere una cosa che sia unica. E finora, tra almeno i 200 capi e più che ho aperto, non ne ho trovati due uguali, perché sono proprio tessuti di recupero e meravigliosi con dei colori stupendi. Vi invito in bottega a vederli e secondo me è un regalo proprio azzeccatissimo fino all'ultimo minuto. È eh, così, forse un'altra cosa da sfatare è proprio il fatto che spesso c'è l'idea che siccome il commercio è ecosolidale allora magari è più disposta a dei compromessi di qualità esatto, dei prodotti, invece no, no è l'esatto no, contrario, esatto, è proprio sì. una lavorazione più controllata e anche più sì. diciamo, sicura per, per il lavoratore e poi sfocia in un prodotto che è un prodotto assolutamente, di, di e anche, qualità. Sì, esatto, questa è seta, è una seta assolutamente meravigliosa, i colori molto spesso nelle nostre tinture sono tinture vegetali, proprio perché vanno a pescare nella tradizione, quindi dove diciamo la chimica eccetera era meno utilizzata, per cui sono prodotti assolutamente sostenibili sia da un punto di vista ambientale e in questo caso c'è il riciclo, quindi il riutilizzo di un qualcosa che era Inutilizzato perché sono diciamo dei ritagli di stoffa Quindi che rimangono. Nello spreco è più attenzione Esatto, e in più è un progetto che coinvolge anche questo un tema come la Palestina: molto caldo adesso, invece eh, della donna, perché in India soprattutto cioè già noi abbiamo tanti problemi insomma. Di, di parità di genere, eccetera, in India è un problema ancora più sentito e in questo progetto vengono proprio coinvolte le donne, soprattutto donne fuori casta, donne che non hanno accesso al mondo del lavoro e che sono assolutamente ai margini della società e soprattutto eh, donne divorziate, quindi che ehm, vivono proprio la eh, la separazione è come un'onta, e quindi non possono più accedere a, a, al mercato del lavoro. A, a nulla mi viene da dire, da dire, e in questo caso gli viene, viene concessa loro una seconda chance, un po' come questo tessuto che prima era un sari, infatti, diceva i was a sari, adesso sono un'altra cosa. Grazie, <ride> e grazie anche a tutti tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi e ci hanno raccontato le loro storie. E le loro esperienze, io vi ricordo che potete approfondire e trovare altre informazioni sul sito che è pacciamamamino-rimini.org e sul sito di Rimini Social lanceremo, come abbiamo già fatto, anche tutti gli eventi che l'associazione farà sul, sul territorio. Io ringrazio ancora i nostri ospiti. ringrazio la redazione di Rimini Social che ha reso possibile questa puntata, in particolare Giacomo Zamagni che ha aiutato proprio nel, nell'allestimento e nelle relazioni con gli ospiti. Vi ricordo che nei prossimi giorni troverete la puntata sul, sul sito internet su Rimini Social. E noi ci vediamo dopo le feste di Natale. Quindi auguro a tutti i nostri ascoltatori un buon Natale e buone festività.